A margine del calcio incontri siamo con Alberto Pettavino, presidente del Futsal Savigliano, che si lancia nella prima storica esperienza nella Serie B nazionale di calcio 5. Allora Alberto, ti chiedo come state procedendo in vista di questa stagione, nel senso che negli ultimi giorni ci avete abituato a queste conferme delle ore 20 sulla vostra pagina Facebook, però ci sono anche degli arrivi, quindi il processo di crescita della squadra rossoblu è notevole. Sì, allora hai detto bene, vedi che il messaggio è arrivato, volevamo che tutti ogni sera guardassero un pezzo di noi e ci siamo riusciti. Sì, abbiamo lavorato soprattutto sulle conferme perché il gruppo l'anno scorso ha dimostrato di essere un'arma in più per noi e siamo riusciti al 90% a confermare i giocatori che c'erano in rosa lo scorso anno. Abbiamo fatto due inserimenti, uno del 93 che è Luca Gossotti, ex Time Warp, che in realtà è un ritorno per noi perché è cresciuto nella Forza Savigliano, e Giacomo Cantone, ex L84, che ha vinto il campionato di Serie B l'anno scorso con la squadra di Volpiano e che quest'anno viene a giocare da noi. Anche lui è un 94, quindi un ragazzo molto giovane, questo per ingiovanire un po' la rosa e per dare anche un po' di forza, diciamo, di linea verde a quello che è la nostra rosa del prossimo anno. Ecco, con quali aspettative vi lanciate nel nuovo campionato, visto che comunque anche le conferme, penso a un giocatore come Edo Piazza, stiamo parlando di ragazzi che la Serie B la possono fare, forse in passato non ha avuto modo un giocatore ad esempio di Edo Piazza di farla con completezza, mettiamola così, anche per ragioni lavorative, ma sono giocatori che possono reggere la categoria senza problemi. Sì, hai detto benissimo, perché poi se vai a vedere Edo Piazza è uno dei tanti che ha fatto la Serie B, ma Golea ha fatto la Serie B, Canavese ha fatto la Serie B, Zeppola ha fatto la Serie B, abbiamo giocatori in rosa già dei nostri che effettivamente la categoria l'hanno già fatta, quindi oggi abbiamo un grosso numero, l'80% di noi la categoria conoscono, non dimentichiamo che il nostro allenatore Pierluigi Gotta è allenato fino a 2, quindi direi che le caratteristiche tecniche non mancano. Penso che il gruppo sia, ancora una volta, sarà quello che farà la differenza della cosa. Sono curioso di vedere cosa succederà, perché è una categoria, come hai detto tu, che io non conosco e che faccio per la prima volta, non da giocatore ma da presidente, però penso di aver messo insieme ai miei soci all'interno di questa rosa, di questo roster, le qualità giuste per far bene. Poi il campo ci dirà effettivamente chi siamo e cosa valiamo. Grazie. A voi, grazie.